Bentrovati, siamo giunti alla conclusione di questa edizione dell'iniziativa Ultim'Ora, un'iniziativa che come sapete coinvolge docenti e studenti e in questa edizione 2017-2018 abbiamo selezionato in particolare 4 elaborati e siamo proprio qui oggi per ragionare insieme a voi su quelle che sono state le motivazioni alla base della nostra scelta. Partiamo dalla categoria approfondimento che ha visto trionfare, se così possiamo dire, 2 elaborati in particolare. Il primo dedicato a Europa e terrorismo, che è stato selezionato per la completezza della sua narrazione, per i linguaggi che sono stati adottati, anche se talvolta la metodologia di ripresa, che come sapete è stato utilizzato, come avrete potuto vedere, anche lo smartphone, ha fatto sì che la qualità complessiva della ripresa potesse risentirne. È però da rimarcare il fatto che si sia utilizzato un mezzo comunque innovativo che appartiene sempre più al linguaggio non soltanto televisivo, ma anche quello della fruizione digitale. Questo per quanto riguarda Europa e terrorismo. Sempre nella categoria approfondimento, il secondo elaborato che è stato scelto è Donna e Scienze. Anche in questo caso premia la completezza del lavoro che è stato svolto, lo sforzo nella confezione di un telegiornale che ha visto avere elementi assolutamente originali a partire dalla realizzazione della sigla come delle grafiche e anche la base date sulla quale ci si è fondati per costruire la narrazione e poi ancora il fatto di aver utilizzato diversi meccanismi di narrazione televisiva, giornalistica, come per esempio il lancio di alcune interviste, il avere registrato diversi protagonisti, la loro voce e avere tutto questo inserito in un percorso che fa sì che si sia mantenuto anche un ritmo molto interessante. Vediamo adesso quali sono stati i elaborati scelti nella categoria cronaca e attualità. Il primo è quello dedicato alla street art e in particolare ad una delle anime della street art, vale a dire l'anima sua benefica. Innanzitutto da rimarcare quello che è stato il lancio costruito in studio con un buon ritmo fra le conduttrici che si sono alternate e poi ancora la realizzazione di tante immagini, perché su un servizio dedicato a un tema come questo è ovvio che l'immagine la fa da padrona. Bene, aver utilizzato tante immagini originali l'hanno reso davvero un lavoro pregevole e poi ancora la presenza di contributi, di interviste registrate live nel racconto lo hanno anche reso molto più ritmato e anche gli hanno aggiunto verità e credibilità nel suo complesso. Il secondo elaborato che è stato selezionato è invece quello dedicato a uno dei temi di più stretta attualità in questo momento nel nostro paese e mi riferisco a quello intitolato Accoglienza. Anche qui abbiamo visto un buon lancio da studio, quindi anche l'utilizzo e il dispiegarsi della narrazione attraverso diversi elementi che sono stati oggetto poi anche di quello che è il progetto Ultim'Ora, di quello che viene in qualche modo spiegato, raccontato sin nel dettaglio, è stato ben mutuato e adoperato all'interno di questo elaborato. E ancora, grazie anche a una serie di interviste originali ai veri protagonisti di questa vicenda, lo hanno reso anche un lavoro che magari tecnicamente non è sempre perfetto, ma sicuramente molto interessante per la tematica che viene trattata. Questi sono stati elaborati prescelti quest'anno, a me non resta adesso che ringraziare docenti e alunni per la partecipazione e naturalmente darvi l'appuntamento alla prossima edizione.